Una voce da sogno per una performance complessa. Patrizia Laquidara, cantante tra le più celebrate del panorama indie italiano, ha aperto ieri al Teatro Verdi la 15ª edizione Voci di Donna, organizzata dalla cooperativa Teatro Eo Musica. Un'ora e mezza di canzoni tratte dal 5º disco C'è qualcosa qui che ti riguarda, finalista nella cinquina dell'ultimo premio Tenco. La stessa cantautrice ne precisa le tematiche nei dialoghi col pubblico. La trasformazione alchemica in primis e la celebrazione del femminile poi, declinata sia in chiave mitologica che in varianti più terrene. Il pop dal timbro onirico della Laquidara, spesso giocato sulla rarefazione sonora, si avvale di atmosfere rock e folk per un risultato che richiede un ascolto paziente e prolungato lontano dal mainstream in voga. La forma canzone lascia spazio a letture di testi surreali e al contempo concreti, familiari, che evocano riflessioni antropologiche ad ampio raggio. Affascinante la resa vocale di alcuni passaggi, come in Pesci muti o il mantra Libera nos amalo di Nor Stereofonico, con una citazione esplicita dal libro di Luigi Meneghello. I suoni si fanno distesi, liquidi, creando paesaggi profondi e marini, a cui la cantante presta una presenza da sirena, ammaliante e irraggiungibile. Musica non usa e getta, ma raffinata e vitale, che fatica nei primi minuti a conquistare il notoriamente difficile pubblico sassarese, fino al plauso unanime finale. Al termine del concerto, Patrizia Laquidara, vincitrice del premio Maria Carta, omaggia la cantante sarda al cui magistero umilmente si richiama.